Buongiorno, buongiorno. Guardate che occhio pecoro stamattina, cioè proprio pecorizzato al massimo. Facile fare le storie belle, eh. Bisogna fare anche gli... È lui o non è lui? Certo che è lui. Ah, lo schiso. Contro ogni tipo di occhio pecoro. Arrivati a Giov... No. Vabbè. Raga, sta pieno. E questo è sempre più dritto. Guarda che lavoro. Sta pieno. Io, raga, non ce la fo a non controllare la mattina. Però stamattina non mi sveglio, via. Un po' troppo presto. Mi lascio riposare. Capricorno, le cose non dette a volte possono fare molto male. Forse sarebbe il caso di evitare ambiguità e affrontare con qualcuno discorsi difficili ma che non possono continuamente essere messi in disparte. Acquario, Ma che qualche cazzo ne piccola sa? struttura non Ma che funziona. cazzo ne sa? Cazzo ne sa che devo dire io questo? Questo si è oroscopato la testa proprio. Questo è tutto oroscopato. Ma io veramente, ma fatti i cazzi tuoi e vaffanculo tu, l'oroscopo, il capretto e bava. Ci siamo! Buongiorno, buongiorno, auguro una buona giornata a tutti i coccodrilli, tutto il popolo del coccodrillo che anche questa mattina è partito alla grande. Forza ragazzi! Dai, non fa così. Ma perché? Ma perché devi fa? Dai, ti chiedo scusa. Niente, raga. Sei offesa. Perché io vado a Mosco. Vorrei dire una cosa seria. Mercoledì 3 è il compleanno della nonna. Vorrei trovare una persona che sappia imitare il Papa per fare una chiamata. Sarebbe fighissimo. Quindi, se lo conoscete, ditemelo. E intanto il delfino è arrivato. Sul mio ultimo reel ero proprio io che cadevo da un tavolo vestito da pagliaccio, anzi da smoking gonfiabile. Perché, raga, io ovunque vado, ovunque sono, qualsiasi cosa faccio, sono sempre me stesso, cioè un po' un pagliaccio, però mi diverto, raga, io mi diverto, che devo fare? Quando uno si diverte sta a posto, cioè stai a posto con te stesso. Ehi tu, ehi, vuoi vedere la mia banana? Sì, Federico, dai, la vedi su. Wow, la moda del momento, la banana sul taschino. C'era scritto sta così, è arrivato e s'affoga. Buonasera. Arzughe o no? Sì, Arzu, guarda, te lo dico io. State preparate la canzone, eh o no? Oh, nonna Maria, eri preparata? Si erano preparati la canzone. No. E che eri preparata? Vuoi ingocciolata così? La è venuta spontanea. Basta, porca ma! Oh, metta questa madonna, sentirla tu con detto. È scemo, è pieno. E allora, sta Maria, pieno. Che c'entra lì, eh? Tu, no, che c'entra? Tu e lui, tutti e due. Che la butte! Ah! Arzughe? Eh? O no? Ma poi cazzo mio! Ma!
e balla, incredibile. Oh, ce ne manca una di queste cose dentro. E l'ho levate io qui. Tante le cazzo, le leva tu, le leva tu. E quelle sì. Arzughe! Attenzione, sembrava tutto finito. Scrocchella, mangia la porchetta. Incredibile. Ma poi cazzo mio. Incredibile, 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 incredibile. Ma questa porchetta riporchettata dopo tutto questo pesce ripescettato, pescato, pescato, ripescettone. Che dieta è? È quella che mi vuoi cazzo mie. E poi? E tu mi vuoi mie. E dopo? E tu fa qui i tuoi. E poi? E dopo? E dopo che succede? Ma la mangio. E poi? E poi? Ma dopo la giappanculo. Ah. Oh, subito così. Babam. Destro e sinistro antipasto misto. No. Rifare un unboxing. È arrivato. Vai. Fermate con tu. Dai, la, lascia. Fermate. Fa l'unboxing. E quello del prosciutto me lo smarre tutto. Sta curtella. Ma bene. E la sta fermo. L'unboxing. Ma quello che è l'unboxing. Sta sì se ne unboxing. Prendi. No, tocca fare l'unboxing. Ma va via, va. Tu via la curtella che c'è. Guarda che c'è. L'ovino di Pasqua. Eccoci qua con l'ovino. Che bello. Aiutaci ad aiutare. Che bello. Ah, ora bello. Eccolo qua. L'unboxing, nonno Faustino. Guardate che bella iniziativa. Clown terapia. Ora con il Covid chiaramente non è più possibile. Quindi lo fanno. Ah, si sono inventati smart clowning, che è un po', no, anche quello che facciamo noi, no? Delle volte. Lo smart clowning. Sì, sì, sì. Saluto questa bellissima associazione, aiutaci ad aiutare. Ciao! Effettivamente ora che ti guardo, ora che ti focalizzo e ti vedo bene, sei un bel pagliaccio. E tu sei un bello stronzo. No! No! Sì, un bel pagliaccino preferito. No, 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 tu sei un bello stronzo. No, mo. Ma che vuoi? Mo è ora, eh. Ah, è ora di che? Comprimelo vino di Pasqua. Ma levati di coglioni! Costoso di Pasqua! Già cominci a rompere il cazzo? Mi fai vedere Amedeo? No vino di Pasqua. Vuoi vedere Amedeo? Levati di coglioni! Ah. Comprimelo vino di Pasqua. Ah, lumini, tio. Vino di Pasqua. Porca Maria, la vattene. No vino di Pasqua, comprimelo vino. Oh no, comprimelo vino di Pasqua. Dio caro! No! Ah! Ma che ho fatto io? La colpa è la mia? Cioè tu vuoi tirare una scarpa a me perché io chiedo al mio nonno che sono il suo nipote lo vino di Pasqua, comprimelo. Vaffanculo. Guarda come ride. Stavolta gli ho fatto ridere. Incredibile, ti ho fatto ridere. Di la verità, hai fatto il sorrisino perché ti veniva da ridere. Perché sei contento che ti ho detto che l'ovino di Pasqua. Perché nonna si era arrabbiata. Io ti ho detto l'ovino di Pasqua. Allora sei contento. Bello su sta casa. Tutto live. Botta, risposta. Quella lava i piatti, fa la lavastoviglie. Questo guarda Medeo, si arrabbia. Io vorrei l'ovino di Pasqua, invece non me lo compra. E questo è tipo un reality, ragazzi. Voi siete tutti spettatori. Aspettatevi, no? Perché è il bello, perché tipo adesso sì, andiamo così, il nonno, e facciamo Gige, vedete, basta un Gige. Guardate che calcio, calcia come un somarello, guardate, cioè come un somarello, tu gli fai Gige, 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 chiappolo, e così, tutto improvvisè, Gige. Smettala, che mi fa male anche il collo, smettala. Vabbè, adesso ti faccio un massaggino io. Posso fare il massaggino? Ma quel massaggio che mi... se torno giù. Mi è arrivata una telefonata dal Vaticano. Sì. Che il Papa non è che si è dimesso, quindi tranquillo. Proprio è venuto a mancare, cioè gli hanno messo una controfigura adesso. Sì. È vero. Tantito che non è vero. Non è vero, va via! C'è una controfigura. Vai via! Non è vero! Dammi retta! Sì, vai via! Perché io volevo mandare la maglia, sì, 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 è venerdì, ma mi hanno detto che non c'è più. Non c'è più, vai via! È vero! Che gli stava bene con la tunica bianca, sì, sì, sì. Vedi che mi ha mandato la foto, va via! Va via! Va via!
Ma il papa, se, dammi retta. No, va sì, via. Dammi retta. Va oh, via. Io volevo mandare il merchandising dal papa. No, Se avete avuto una giornata pesante, non c'è problema. Fate swipe up e rivedete tutte le mie vecchie storie, tutti i miei video insieme al nonno Faustino, la zigiana, nonna Maria. Basta fare swipe up e iscrivervi al mio canale. Se arriva a 100.000 iscritti su YouTube, faccio un delirio. Intanto sabato ci sarà, farò un nuovo video molto bello, un bello scherzetto che andrà la prossima settimana. Scusa, domani che giorno è? Occhia. Occhia. Venerdì. Come? Sì, venerdì. Come? No. Che giorno è? No. Sì. Venerdì. Come? Oh, ma smette, fammi male. Quindi domani super storie con... Sì. Venerdì. Sì, è venerdì. Sì, è venerdì. Non si fa niente. Anzi con... Oh, paura, va via. Va via. Domani è? Domani è venerdì. Sì. È venerdì. Com'è? Sì, è venerdì. Sì, è venerdì. Domani che è? Venerdì. Come? Sì, è venerdì. Vai. Sì, è venerdì. Sì, è venerdì. Sì, è venerdì. Ti vaffanculo. Non si fa il pennello. Sì, dal culo fanno. No, fammi il pennello. Mi fa nervosì. Quando fa il pennello? Sì, mi fa nervosì. Madonna. Madonna. Ah, buonanotte, bel pangolino bello. Coccodrillo, vado a nanna, ci vediamo domani, sempre belli carichi. Domani voglio, cioè, il telefono mi deve scoppiare tutti. Sì, è venerdì domani, metto anche la maglietta, sì, è venerdì, non me ne frega niente, quindi voglio belli carichi. Inizio la mattinata, io mi sveglierò presto, voglio belli carichi, belli tosti e niente. Vi ringrazio ancora per i splendidi messaggi, vi voglio bene, ciao ragazzi, a domani, sì.